Segui anche tu Momenti in TV ed il protagonista sei solo tu. Tra tradizioni e curiosità giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità rendono unici momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa? Segui anche tu Momenti in TV ed il protagonista sei solo tu. Tante interviste, tutto in semplicità da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia in compagnia di Francesco Anania. Carissimi amici telespettatori, ben ritrovati ancora una volta con Momenti in TV, il programma in cui i grandi protagonisti siete voi, con i vostri eventi e i vostri talenti. Per richiedere la nostra telecamera è facilissimo, basta chiamare al numero che vedete in sovraimpressione 329-123-6459. Diventerete grandi protagonisti anche su Antenna del Mediterraneo. Oggi siamo a Cattafi per un carnevale storico, storia, tradizione, cultura, gastronomia, di tutto di più, e a Maschera, dunque anche oggi tante immagini e tante interviste. Vi dico subito che il prossimo appuntamento per il carnevale a Maschera di Cattafi è l'11 febbraio con partenza alle ore 14.30. Siamo pronti? 3, 2, 1, via, si parte! Cupassa di Cattafi e tradizioni, sente contare la storia di scaccioni. Una storia vecchia tanto per quanto è vecchio mondo, che terra e mare la mocciaro funno. Che terra e mare la mucciaro funno. Si conta che li turchi la mattina, briscendo all'archi, sbarcaro a marina. E ora bruciando e ora ammazzando, pigliaro la via, che porta ritto per Santa Lucia. Che porta ritto per Santa Lucia. Ma facendo lasciata cocogliata, proprio arrivati a fine d'anchianata. Ed eccoci qua con il primo gruppo, Cambas dell'Inna. Gli altri si stanno preparando, perché pensate, ci vuole almeno 20 minuti per la preparazione. Tra poco li vedremo sui trampoli. Intanto benvenuti a Cattafi, ci parli delle origini storiche di questo gruppo. Allora, questo è un gruppo, vabbè, che adesso abbiamo ritirato su da qualche anno. Originariamente nasce dalla fantasia di due giovani guspinesi che avevano visto un trampoliere e quindi hanno deciso di cimentarsi in questa attività, e quindi ci hanno provato, sono riusciti e hanno iniziato a fare delle uscite per il carnevale. Erano due ragazzi molto giovani, per cui dopo qualche anno hanno abbandonato, insomma, questa attività qua. E poi per circa 40 anni, 40-50 anni si è persa, anche se rimaneva comunque nella memoria dei guspinesi questa figura, appunto, dalle lunghe gambe di legno, che si aggirava per il paese durante il carnevale, andando in giro così. Come avete conosciuto la Maschera di Cattafi? Ci siamo conosciuti l'anno scorso a Tricarico, dove eravamo presenti entrambi, e quindi ci hanno invitato e abbiamo accolto immediatamente l'occasione per venire qua, insomma. Parlate del vostro spettacolo, in che cosa consiste? Allora, noi fondamentalmente cerchiamo di rifarci un po' al movimento delle greggi. Infatti anche la maschera che vedete oggi è una maschera che ci siamo reinventati noi, cercando di attingere un po' alla tradizione agropastorale del nostro territorio, e quindi durante la sfilata facciamo delle coreografie in camminata o anche stando fermi, cercando un po' di riprodurre un po'
il movimento delle greggi, considerando però che questi proprio pecore non sono, perché comunque sono degli spiriti quasi alti intorno ai 3 metri, quindi c'è un po' questa sorta di, anche di, come dire, di tenerli a bada, insomma. La mia figura, che è quella del Sagarrota che sta a terra, cerca un po' di tenerli a bada e fare da tramite tra il canvas dell'Inna e il pubblico. Falla ferma. Avete una musica vostra, una musica particolare? No, musica noi utilizziamo, abbiamo i campanacci sulle canne, che anche le canne appunto rappresentano, cioè sono tipiche del nostro territorio, anche se quelle che abbiamo qua oggi sono di Cataffi, per non portarcele appresso in aereo, ce le siamo fatte fare qua, e quindi insomma andiamo avanti con col suono delle campane. Che cosa rappresenta per voi il carnevale? Bella domanda, guarda... noi adesso da un po' d'anni appunto che stiamo cercando di portare avanti questa tradizione, soprattutto di cercare di far riappropriare la comunità, no? Di riprendersi il carnevale, soprattutto perché noi veniamo da una tradizione che è molto più simile a quella viareggina, quindi con i carri allegorici, che però negli anni sta un po' morendo, no? Quindi con questa maschera cerchiamo un po' di riprenderci, soprattutto i giovani, e cercare di invogliarli a cimentarsi in quest'arte, soprattutto poi anche quello di essere presenti sul territorio ed essere attivi, insomma, parte attiva negli eventi culturali che succedono, compreso il carnevale, che è comunque un momento di rottura, insomma. A questo punto guardiamo la telecamera e facciamo un bel saluto a tutti i nostri amici telespettatori dalla Sardegna, vai. Un saluto a tutti dai Canvas dell'Inna e vi aspettiamo qua alla sfilata, a Correte. Ciao. Fu guerra tra bravi e contadini, povera gente contro gli assassini, marchio dell'arma base la desperazione, morti li turchi e vivi li scacciuni. Morti li turchi e vivi li scaccioni. Fu per scaramanzia o fu buona sorte. Ed eccoci qua con uno dei tanti scaccioni da maschera di Cattafi, Andrea Sposari. Intanto complimenti, tanti colori, tante persone. Cattafi si rifà il look oggi. Assolutamente, oggi per noi è una giornata importante, il risultato di mesi, ecco, di lavoro. Oggi l'unica prerogativa è divertirsi e insomma stare in allegria, noi siamo qui per questo, anche con i ragazzi del Trentino, dell'Abruzzo e della Sardegna, e insomma puntiamo di divertirci il più possibile. Riusciremo a cacciare i turchi dalla Valle del Mela? Assolutamente, è da 500 anni che li scacciamo e continueremo a scacciarli, è la loro sorte. Parliamo un pochettino della storia di questo carnevale. Beh, la storia risale a circa 500 anni fa, con l'invasione turca in Sicilia, lo sbarco ad Archi, poi salendo dal passo di Cattafi andando verso Santa Lucia,
incontrarono il barone di Gattafi insieme ai contadini armati di tridenti, picconi, zapponi, ecco il materiale agricolo, e dopo una lunga battaglia sono riusciti a scacciarli, rubarono i vestiti e fecero festa. Da qui nacque lo scaccione, poi la figura della fioraia durante la festa con i suoi mazzoni di fiori in rima, ecco, in rima baciata, e da qui poi anche le femmine, dami, cavalieri, insomma il resto è tutta una festa. Ricordiamo che oggi è soltanto l'inizio, perché si continua l'11 febbraio a partire dalle 14.30, due appuntamenti assolutamente da non perdere, perché qua c'è cultura, storia, tradizione, tante novità. Sì, diciamo che per noi è importante tramandare questa tradizione, quindi io invito tutti quanti l'11 febbraio a venire, cioè tutti i non conoscenti, ecco, a venire a vedere di che si tratta, sicuramente, ecco, torneranno a casa con qualcosa in più, ecco. Intanto se venite l'11 febbraio e non avete visto la giornata di oggi, potete anche partecipare al concorso fotografico, però ve ne parlerò nella prossima intervista. Facciamo un saluto, ciao! Guerra tra operai e contadini, povera gente contro gli assassini, macchio dell'arma vase la desperazione, morti li turchi e vivi li scacciuni. Tante le figure in questa maschera qui a Cattafi, la maschera un appuntamento importante, ricordo sempre l'11 febbraio di essere presenti qui a partire dalle ore 14.30 per un altro grande appuntamento. Siamo con il barone e tutta la corte, iniziamo a parlare della vostra figura, vai. Il barone Balsamo praticamente è il barone che ha condotto i contadini del feudo di Cattafi contro i turchi che stavano praticamente sbarcando lungo le coste milazzesi nel lontano 1540. Da qua diciamo trae origine la maschera di Cattafi. Importante per voi di Cattafi questo carnevale? Per noi è importantissimo, anche perché siamo tutti impegnati nella realizzazione di questa sfilata, di questa manifestazione, e praticamente abbiamo un gruppo di sarte che ci cuce i vestiti, e stamattina eravamo tutti quanti qua presenti per cercare di addobbare il paese, è molto sentita, infatti siamo molto orgogliosi, diciamo, di questa maschera, e cerchiamo di portare avanti la tradizione nel miglior dei modi possibili, e specialmente cerchiamo di non dimenticare le nostre radici, le radici contadine di Cattafi. Molto bella l'idea di invitare altri gruppi che sicuramente impreziosiscono questo carnevale. Infatti è da un po' di anni che noi stiamo cercando di valorizzare la figura storica dello scacciuni, delle dame e dei cavalieri.
E nello stesso tempo stiamo cercando di fare un gemellaggio con le altre maschere storiche che ci sono in Italia. Quest'anno saranno presenti un gruppo che viene dalla Sardegna, un altro gruppo che viene dall'Abruzzo e un altro gruppo ancora che viene dal Veneto. Dunque, a questo punto ricordiamo a tutti i nostri telespettatori di non mancare l'11 febbraio, vai. L'11 febbraio è importantissimo perché la maschera di Cattafi darà il meglio di se stessa e quindi siete tutti invitati, grandi feste in tutto il paese. Mi raccomando, non mancate. Saluti, ciao. Siamo all'interno della mostra fotografica, anche quest'anno c'è un bellissimo concorso, verranno premiate le tre fotografie più belle, il primo premio 400 euro, il secondo 200, il terzo un fotoquadro. Dunque vi aspettiamo per fermare l'immagine del Carnevale Cattafese l'11 febbraio 2018 a partire dalle ore 14.30. Intanto continuiamo con le nostre interviste. Ma siamo stati contattati dall'associazione del posto, la maschera, e abbiamo iniziato a cercare in internet, curiosi insomma di capire dove era il posto, di come si trattava la maschera, e abbiamo notato curiosamente che effettivamente siamo molto simili a loro come costume, quindi questo ci ha entusiasmato ancora di più a andare in questo posto. Quindi tramite loro siamo stati contattati, abbiamo fatto un po' di giro di telefonate, abbiamo visto che il numero combaciava e quindi abbiamo deciso di partire. No, no, no.
Sì, allora, diciamo che la nostra storia si perde un po' nella notte dei tempi. Diciamo che esistono degli iscritti dal 1700 che testimoniano la presenza dei Lacchè nel nostro comune. La figura dei Lacchè era parte dal feudalesimo in quel periodo, e quindi dai castelli, e i vari signorotti avevano dei servitori che erano appunto i Lacchè, non facevano altro che servire e allettare le serate del signorotto. E invece adesso è un po' cambiata la storia, perché negli ultimi anni il Lacchè è il giovane che raggiunge la maggiore età, quindi non è né piccolo né adulto, e quindi questi ragazzi alla coscrizione prendevano il cappello, lo riempivano di monili e ballavano alcune serate, insomma. Andiamo a inquadrare questo cappello, che è veramente meraviglioso, molto colorato. C'è uno studio particolare per fare questo? Sì, come detto, una volta erano proprio dei gioielli che il ragazzo andava casa per casa a raccogliere, li utilizzava il giorno della sfilata del carnevale e poi li ritornava al proprietario. Invece adesso, con la bigiotteria, una volta viene realizzato e viene mantenuto, insomma. Passione utile anche a girare un pochettino l'Italia, se non l'Europa. Esatto, sì. Allora, noi allietiamo il nostro carnevale del posto e poi siamo felici di andare in trasferta. Poi ovviamente dal Trentino alla Sicilia ancora di più, insomma, questo. Prime impressioni di Cattafi, di questa atmosfera che si sta respirando? Ma devo dire che sono contento, perché siamo quattro gruppi e sicuramente verrà una bella carnevalata. Poi comunque siamo contenti anche di cambiare regione, quindi di vedere posti nuovi e anche persone nuove e usanze differenti, insomma, no? C'è una telecamera, facciamo i saluti a tutti i nostri amici telespettatori e invitiamoli in Trentino, perché no, a vedere il vostro carnevale. Beh, colgo l'occasione per ringraziare l'associazione A Maschera per l'invito e vi auguro di vedere un bel pomeriggio tutti assieme, insomma, e faremo il possibile. E vi ricordo sempre che il prossimo appuntamento qui a Cattafi è l'11 febbraio a partire dalle ore 14:30. Ciao, un saluto, ciao! Siamo con la first lady del carnevale cattafese, la moglie del presidente, vestita già per iniziare questa grande festa. Parliamo di questa associazione che sta crescendo. Sì, intanto buonasera a tutti. L'associazione già da due annetti a questa parte ha intrapreso questo percorso di gemellaggio con questi gruppi storici. Infatti dico, il nostro non è più un carnevale allegorico, è solo tradizione. Poi ci stiamo impegnando anche per far diventare storico il nostro carnevale. Diciamo che lavoriamo continuamente durante tutto l'anno proprio per, come dire, per approfondire e incentivare sempre di più questa parte storica. Oh!
Come nasce l'idea di invitare anche gli altri gruppi dalla Sardegna, dall'Abruzzo, dal Trentino? Diciamo che la svolta è stata la partecipazione al primo raduno delle maschere di Tricarico. Lì diciamo abbiamo capito il nostro essere, noi non siamo un carnevale ma siamo una tradizione. Allora abbiamo iniziato questo percorso alla scoperta proprio di queste tradizioni che sono legate comunque al carnevale. Ho saputo che in questo periodo siete andati anche nelle scuole a promuovere questo evento, soprattutto ad avvicinare i bambini. Sì, perché è stato promosso dall'associazione un concorso di disegno per tutti i bambini delle scuole elementari del comune. E l'abbiamo fatto anche per avvicinare i bambini alla nostra tradizione, perché loro saranno noi domani, quindi diciamo senza di loro noi non possiamo andare avanti, quindi è stato fatto anche per questo motivo. E poi l'evento nell'evento, il concorso fotografico. Il concorso fotografico, siamo alla terza edizione, è molto diciamo che abbiamo dato l'anima per questo concorso e poi è curato da fotografi professionisti, la giuria, diciamo che nulla viene lasciato al caso. C'è anche la parte social, però la parte proprio tecnica è molto importante, ecco, per raccogliere e creare un archivio dell'associazione e anche sempre per attirare curiosità e gente su di noi, gente che viene da fuori. Oggi so che ci sono diversi fotografi anche da fuori zona. E poi vi ricordo sempre che l'11 febbraio c'è la seconda parte del Carnevale Cattafese, potete partecipare tutti alla mostra fotografica, al concorso fotografico, e potete guardare anche la mostra fotografica che c'è in associazione. Alla sede ci sono esposte tutte le foto, sia foto antiche ed anche foto delle due passate edizioni del concorso. E a questo punto guardiamo la telecamera e invitiamo tutti l'11 febbraio qui a Cattafi, vai! Ci vediamo l'11 febbraio per riscoprire la tradizione del Carnevale Cattafese. Ciao. Saluti! Ciao! Siamo con il professore che è venuto qui in Sicilia, soprattutto qui a Cattafi, per guardare questo carnevale, che è un carnevale storico, un carnevale che, come ha visto, ha accolto tantissime persone. Sì, noi siamo venuti, abbiamo accompagnato il gruppo di Trentino, il gruppo dei Lacchè di Romeno, il Trentino. Noi siamo del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige. Qui è un'occasione molto interessante perché abbiamo tre gruppi, uno siciliano che è il gruppo di casa, naturalmente gli Scacciuni, poi abbiamo i Policinelle di Castiglione Messer Marino in provincia di Chieti, abruzzesi, e poi abbiamo i Lacchè di Romeno nel Trentino, quindi abbiamo veramente il sud, il centro, il nord. E la cosa interessante, oltre che pittoresca, insomma la cosa veramente interessante è che il costume di questi tre gruppi è uguale, sono tutti vestiti di bianco, hanno un cappello a punta ornato di nastri, hanno in braccio una specie di piccola frusta, di bastone, eccetera eccetera, e praticamente insomma il tipo di mascherata che loro offrono, il tipo di esibizione che offrono, nei tre casi, se non proprio uguale, molto molto simile. Ecco, questa è una cosa significativa perché punta direttamente a quelle che sono le radici comuni di questo genere di mascherate, questo genere di manifestazioni. Quale messaggio può partire dal Carnevale Cattafese? Ma guardi, i messaggi che possono partire sono tantissimi. Innanzitutto è un messaggio che riguarda la comunità, perché evidentemente questa è una manifestazione nella quale la comunità si riconosce, si rispetta, si rispecchia, e quindi è qualcosa che riguarda, diciamo, la costruzione e il solidificarsi nel tempo di una identità locale, di qualcosa che riguarda il paese e soltanto il paese, e questa è sicuramente una cosa molto importante. Però a questa noi aggiungiamo
in qualche modo, così come è stato fatto dagli amici di Catafi per questa occasione, aggiungiamo anche qualche cosa che riguarda invece l'Europa, cioè che riguarda un po' la costruzione di un senso di fratellanza, di vicinità di tutte le comunità di questo tipo che hanno delle mascherate di questo tipo, che in Europa sono centinaia, e la cosa strepitosa, strabiliante è che queste mascherate alla fine hanno una struttura, hanno delle scansioni, hanno dei personaggi, fanno delle cose che sono molto simili, quindi ci deve essere qualcosa di importante, tanto è vero che quando questi gruppi si mettono insieme, trentini, abruzzesi, siciliani eccetera eccetera, tutti si parlano la stessa lingua, ci si trovano benissimo, e quindi è qualcosa credo di molto importante anche per insomma il futuro di un mondo che non può essere soltanto locale. Tradizione, cultura, gastronomia, tanta buona musica, ma qual è la cosa che l'ha colpita di più? Ma guardi, la cosa che mi ha colpito di più veramente sono le somiglianze strepitose che ci sono, cioè questo tipo di struttura, ne abbiamo visto nella mascherata di Catafi, ci sono due personaggi con un fucile che sparano dei coriandoli, poi ci sono degli spazzini che spazzano, poi arrivano degli altri e poi c'è un gruppo di persone di cui ci sono un gruppo di questi scacciuni che danzano intorno a una sorta di coppia eletta, non sono degli sposi, non sono uno sposo e una sposa, ma sono comunque un maschio e una femmina, una coppia eletta, che viene in qualche maniera protetta da questo girotondo, no? Frenetico degli scacciuni a tempo di musica, e questa è una coreografia che io la porto in un paese delle Alpi che si chiama Corredo, che è molto vicino a quel romeno di cui abbiamo portato qui la rappresentanza, e lei troverà un atto uguale, non dico simile o che assomiglia eccetera, io le faccio vedere qualcosa di assolutamente uguale, e questo è straordinario perché siamo a 1500 km di distanza, all'altro capo dell'Italia eccetera eccetera, però evidentemente c'è qualche cosa che unisce, no? queste insomma, questa è una cosa che noi abbiamo tutte le volte che arriviamo a toccare con mano questa cosa. Poi guardi, un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che in fondo si tratta, cioè al contrario di quello che si pensa, non si tratta di una buffonata, cioè è qualcosa che la gente che lo fa la prende sul serio, si prende sul serio. Abbiamo assistito a un momento molto toccante in cui il corteo si è fermato per rendere omaggio a una persona che non c'è più, è stato un momento molto molto toccante che ci ha fatto capire come questa mascherata poi alla fine in qualche modo paradossale, perché siamo fuori dalla religione, fuori dalle feste comandate, dal contesto delle feste comandate eccetera eccetera, siamo in un altro ambito, però abbiamo visto come questa mascherata in qualche maniera parli alla gente in qualche maniera delle cose della vita, ecco, delle cose importanti, ecco. Quindi questo è un messaggio che qui si coglie molto bene e siamo molto contenti di aver partecipato. Grazie e buon divertimento. Grazie a lei, grazie. Dell'arma base, la desperazione, morti li turchi e vivi li scacciuni.
di liturghie vivi, gli scaccioni. Fu per scaramanzia o buona sorte, se misero i costumi delle morti. Fermati, fermati, fermati! Ma sempre che ti muovi! Ballo, mi piace ballare. È dura, c'è. Quasi, non molto. Quanto è bello questo carnevale? Bello, bello assai. Per noi specialmente, filippesi, come si dice, non cattavesi, ma come filippesi. È bello, molto. Tu ogni anno sei il primo a dire sì. Mi piace partecipare come ogni cosa filippese. Complimenti. Sia nelle gare, come facciamo le gare, sia nel ballo. E forza, ora balliamo, balliamo. E siamo con la principessa, guardatela quanto è bella. E che sei tu? La baronessa Balsamo. La baronessa Balsamo? Ma come mai hai accettato questo ruolo? Perché le rievocazioni storiche, soprattutto questa che è molto legata al nostro territorio, è sicuramente una parte importante della nostra storia. Allora è stato veramente un onore per me interpretare questo ruolo. Parlaci di questo vestito, è il tuo personale fatto fare su misura? No, come tu sai, io sono un amante della diciamo della moda storica. Ho realizzato abiti anche per compagnie teatrali e ho fatto una ricerca storica, e questo abito è il frutto della ricerca e della realizzazione personale. Il barone come si comporta? Il barone è bravissimo. E poi ci ha liberato dai turchi. Ah, facciamo un saluto. Ciao! Caraia! Per dov'è? Chi mi chiama? Chi mi vuole? La fioraia, eccola qua! E un mazzolin di viole le vengo a regalare. Io alle mie figli ci la conto a storia. Figura storica del carnevale Cattafesa Maschera, sicuramente la fioraia, tanto divertimento, tantissime persone, possiamo dire che la prima tappa sta riuscendo. Sì, siamo felici per questo, perché da anni ormai non ci riuscivano a giornare di carnevale senza la pioggia, che è determinante purtroppo. Nonostante i nostri sforzi che riproponiamo ogni anno, capitava quasi sempre. È un po' il clima giusto di questo periodo. Oggi, per fortuna, questa meravigliosa giornata, un bel po' di gente, siamo felici per questo, siamo molto felici e soddisfatti. Un carnevale che si rinnova con degli obiettivi ben precisi. Sì, il nostro obiettivo ormai da qualche anno, come avete potuto vedere, è quello di gemellare il nostro carnevale con carnevali simili al nostro, cioè che abbiano un'origine antropologica. Oggi, quest'anno abbiamo un gruppo dalla Sardegna, un gruppo dall'Abruzzo, un gruppo dal Trentino, l'anno scorso da altre regioni d'Italia. Questi sono degli scambi che noi facciamo culturali con queste associazioni, così come noi siamo stati anche in altre realtà. Altrettanto soddisfacenti, e noi speriamo con il tempo, se la voglia che abbiamo rimane, speriamo di raggiungere obiettivi sempre più importanti. Fioraia, fai ancora il tuo dono. Siamo stati a Cardani con tutti i nostri bellissimi vestiti di lino seta. Un omaggio a questi gentili signore che ogni anno viene ci seta. Attraverso il carnevale fate conoscere anche questo territorio. Sì. E anche l'associazionismo, che poi è il fulcro di ciò che noi facciamo, è quello che noi cerchiamo di divulgare, la nostra tradizione, la bellezza del nostro territorio, nonostante sia martoriato da innumerevoli e note, soprattutto in questi giorni, note vicende. Noi cerchiamo di tirar fuori il bello e il meglio che c'è nel nostro territorio e di farlo conoscere in giro per l'Italia. A questo punto i fiori sono finiti, che cosa gli diamo alla cameraman?
Lo daremo più tardi, i fiori sono finiti in questo momento, infatti ci pensa il Capuscaccioni subito a riempire. Allora il mio impegno, il prossimo mazzolino di fiori è per la signora della camera, il cameraman. Facciamo un saluto, ciao! Anche dall'Abruzzo non potevano mancare loro, guardiamo questo meraviglioso cappello, lui è Mariano, ci parli del gruppo, vai. Allora, il nostro gruppo è un gruppo abbastanza storico, una data precisa non l'abbiamo, però ci sono dati tramandati oralmente, si parla prima delle guerre, addirittura c'era una famiglia che di... Noi abbiamo il nome, il cognome, il soprannome, faceva Pulcinella, e per riconoscerlo lo chiamava Kiss Pulcinella in dialetto nostro. Rappresenta il Pulcinella è un po' il dirigente della sfilata, la guardia del giorno, del momento. Sono cappelli fatti con carta velina, c'è un'intagliatura sotto. Anticamente venivano fatti con delle canne, erano un po' più bassi, si riusciva a portarli un po' meglio, adesso sono un po' più pesanti perché c'è un po' una rivalità fra noi, no? Chi lo fa più bello, chi lo fa più alto, e allora siamo arrivati così in alto. Ma pesa questo cappello, perché vedo gli altri che hanno anche qualche difficoltà. Supera abbondantemente i 5-6 kg, qualcuno 7, è così. Invece parliamo dell'abbigliamento. L'abbigliamento, cioè il bianco, la fine dell'inverno, simboleggia un po' la rinascita, il nostro costume. Le campane venivano usate, siccome che siamo un paese attraversato dal tratturo, c'erano gli animali, le pecore, le mucche, quindi erano campane che venivano usate per sentire l'animale che arrivava. Però venivano anche usati in altre occasioni, la dote, quando la donna prendeva marito, che portava la dote dal marito, venivano messe queste sonagliere, noi le chiamiamo, addosso al mulo, la dote veniva portata a dorso di mulo, e per annunciare l'arrivo della dote, e le usiamo anche noi per annunciare l'arrivo della maschera, del corteo, della sfilata, per farci un po' sentire, fa un po' scena. Ecco. Ma voi avete una musica particolare? Abbiamo una canzone nostra, una quadriglia popolare scritta da noi, diciamo così, che ci faremo anche un balletto sopra questa quadriglia. Stiamo cercando di crearci un balletto particolare che ci un po' rappresenta, un po' ci distingue, ecco qua. Thank you.
giovani, perché vedo anche qualche giovane che si sta avvicinando. Io sono nella via di mezzo, ci sta il preanziano che supera i 60, stiamo cercando di coinvolgere anche i bambini, al paese ne siamo di più, superiamo i 40 unità. La nostra maschera non è composta solo dal Pulcinella, è un po' come la maschera qua di questo paese qua, ci sono tutte le figure, un po' i ruoli che si invertono, il maschio che si veste da donna. Quali sono le figure tipiche? C'è il Pulcinella, c'è il Carnevale proprio, che veniva poi buttato via perché era simbolo di rinascita, la moglie del Carnevale, questo era, poi c'era magari, che ne so, che posso dire, che ricordo, colui che faceva il trasporto vino, che ne so, a dorso di mulo, poi magari con questi mezzi qua ci si mettevano a botte, la gente offriva da bere il vino e si metteva il trasporto vino, figure così, lo sposo, la sposa, magari invertiti i ruoli, la donna si vestiva da sposo, l'uomo si vestiva da donna, da sposo, con gli abiti da sposo, questo era un po', si faceva questo, e il Pulcinella era colui che dirigeva un po' il corteo, faceva spazio dove nelle piazze dove si faceva qualche rappresentazione. La nostra maschera, un po' diversa dalle altre, è che non è solo una sfilata, facciamo paese, piazza per piazza, una scenetta, una rappresentazione, un teatro all'aperto cui si rappresentava, si rievocava gli eventi storici. Ad esempio l'anno scorso abbiamo rievocato, che ne so, l'elezione di Trump al governo americano, e si ironizza un po' su questi eventi qua che accadono nel mondo. Quanto sono importanti queste collaborazioni? Il Pulcinella? No, le collaborazioni tra voi gruppi. Sono molto importanti, ci uniscono, perché c'è tutto un lavoro dietro, non è solo oggi, sono settimane di lavoro, fino alle 1, alle 2 di sera, di notte, per preparare, insegnare ai bambini come fare. Cercheremo di invogliarli un po' di più, vorremmo andare anche nelle scuole per... Invece le collaborazioni con gli altri gruppi, col gruppo di Cattafi del Trentino? Molto importante, perché prima di tutto ci fa onore essere invitati quest'anno in Sicilia, l'anno scorso in Trentino, ed è molto bello perché vediamo che girando per l'Italia un po' ci sta da tutte le parti, noto la differenza che noi abbiamo le campane, però lo Scacciuni più o meno è uguale a noi, e come mi dicevano anche il suo ruolo è un po' come il nostro, che dirige, che coordina un po' il tutto, ecco. Un saluto dall'Abruzzo, ma prima vi ricordo l'11 febbraio tutti presenti qua alle ore 14:30, vai con i saluti. Ciao dall'Abruzzo, da Castiglione Messer Marino e dai Pulcinella, ciao. Dottore, come si è combinato? Ogni tanto cambiare fa bene. Lei che cosa rappresenta? Io rappresento il comandante della flotta turca, la Libia in Barbarossa. Quanto è importante questo carnevale, ma soprattutto farlo conoscere? E risale alla metà del 1400-1500 il nostro carnevale, la nostra maschera. Purtroppo negli anni poi si era andato un po' a perdere l'abitudine, per fortuna ora si è ripescata e stiamo facendo conoscerci in tutta Italia. Se l'aspettava tutta questa gente, questo entusiasmo? Ma noi ci speravamo tanto, veramente. Facciamo un saluto? Ciao! Con dame e cavalieri, dalla ronda di lamuri, non si sconta solo speri, dannato per scacciare nemici e pretendenti. Allora siamo qua in mezzo al carnevale, come sta andando? Tutto a posto. Ti stai divertendo? Sì. Lei mi sta divertendo, sì? No? Dico no. No, deve dire sì con entusiasmo. Dai, ripetiamo, si sta divertendo? Sì. Tutti quanti, venite qua, tutti quanti, così presentiamo. Lei si chiama? Roberto, poi abbiamo Carlo, voi da dove venite? Ricordiamolo. Castiglione Messer Marino, provincia di Chieti, Abruzzo. Vi aspettavate tutto questo entusiasmo? No, Però vedo che vi state divertendo, questo cappello poi tra l'altro pesa pochissimo, dunque non ci sono problemi. Siamo sui 6-7 kg, qualcuno 3, qualcuno 4, quindi diciamo che è abbastanza sostanzioso come addobbo.
è una tappa che sicuramente vi fa crescere anche a voi, questa di Cattafi. Sicuramente, perché ci siamo documentati e quindi abbiamo visto che il carnevale valeva la pena scendere giù. A questo punto un saluto, via! Saluto tutta la cittadinanza e ringraziamo gli organizzatori che ci hanno invitato. Grazie e alla prossima, come si vede. Salve! Scaccione continuo, siamo steri, con l'erba a mense mani, con nasce un po' cappetto e con una voglia di ballare che si vira, tu canna fuori. Professore, questo carnevale è una vera e propria rappresentazione alla fine. Sì, questo carnevale è certamente una rappresentazione, bisogna vedere di cosa. Ci sono molti aspetti che andrebbero approfonditi. In primo luogo la dimensione storica, cioè come questo carnevale, questo modello di carnevale così desueto per la Sicilia si sia affermato e protratto nel tempo. Un altro aspetto è quello che ne ha consentito la durata, e cioè come mai questa comunità ha mantenuto di fatto inalterato nel tempo con una profondità certamente secolare, perché le fonti orali e anche qualche traccia scritta ne attestano comunque una profondità almeno bisecolare, ma probabilmente è molto più antico, sia come importazione sia come modello, perché il modello, come è stato sicuramente precisato dal professore Chesi, è un modello arcaico che troviamo in tanti carnevali europei. Dicevo, bisognerebbe capire com'è che questa comunità così piccola, tutto sommato, è riuscita a mantenere una tradizione che in maniera evidente vive in maniera intensa, partecipata. Quindi è chiaro che questo non è un recupero di un elemento memoriale, un tentativo di patrimonializzazione, così come è avvenuto per diversi altri carnevali italiani ed europei, ma è un elemento che fa parte del vissuto, dell'esperienza annuale di questa comunità. Continua ad avere un rilievo, probabilmente non quei significati che poteva avere in antico, legati certamente al ritorno delle stagioni, perché si tratta comunque di una festa primaverile con molte evidenza di Capodanno, potremmo dire, con molte evidenze in questo caso, in particolar modo proprio nei costumi che presentano dei colori e anche in altri simbolismi rituali che sono per esempio quelli della danza, quelli dell'espressione delle armi, ma soprattutto quelli dell'unione, della ierogamia tra due rappresentanti di genere diverso. Ci sarebbe anche da dire che questi rappresentanti di genere diverso sono a loro volta, rappresentano un'inversione, entreremmo diciamo in un gioco di rinvii simbolici molto complesso, ma tutto questo ci porta a comprendere che il modello più remoto di questi carnevali, di quello di Cattafi come di quelli alpini o di quelli abruzzesi per esempio, che qui sono stati rappresentati in questa sfilata, è certamente un modello di festa di Capodanno legato al passaggio di stagione. Palla comuna, riddu culo, cori, chinizi, tutte piazze, tutte vanette, ballerito, con caduri, con tu coro, e cappello. Lei come ha conosciuto il Carnevale Cattafese? Il Carnevale Cattafese io l'ho conosciuto attraverso un mio amico e collega che si chiama Mario Sarica, che lavora nel Messinese e che si occupa da tanti anni di carnevali. Successivamente l'ho
ho approfondito attraverso il mio collega professore Sergio Bonazinga, pure di Messina, e infine ho notato alcune considerazioni, diciamo, ho ascoltato alcune considerazioni estremamente rilevanti del professore Kezic, che in Italia è certamente lo studioso più accreditato sui fenomeni carnevaleschi e festivi più in generale. Santo, ma un applauso, facciamolo veramente a questi, a questo gruppo. Vi ho già anticipato qualcosa. Lei se l'aspettava tutto questo entusiasmo, questa gente, dei colori, delle musiche, già ne abbiamo parlato. Guardi, quello che mi ha colpito è stata la partecipazione della cittadinanza, perché al di là del fatto che la manifestazione è tesa ad attrarre anche dei soggetti esterni, ad animare il paese con, come dire, persone che vengono da fuori, certamente è una festa della comunità in tutta evidenza ed è partecipata tutta la comunità. Soprattutto lo trovo di estrema importanza la partecipazione dei bambini di diverse, diciamo, classi d'età. Questo è significativo perché questo è il segno che questa festa è vissuta come festa del paese, della gente, ed è destinata a durare nel tempo, che è la cosa più importante per una festa. Noi la ringraziamo, l'aspettiamo anche il giorno 11, perché ricordiamo che il giorno 11 c'è la seconda tappa del Carnevale Cattafese con partenza alle ore 14.30. Anche oggi abbiamo visto tante immagini, abbiamo ascoltato tantissima musica, ma soprattutto abbiamo ascoltato tantissimi personaggi illustri che sono presenti a questo Carnevale. Facciamo un saluto a tutti i nostri amici telespettatori e mi raccomando, vi aspetto alla prossima settimana. Ciao a tutti da Momenti in TV.